Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo un ospite di lusso, Antonio Perri, e parleremo un pochino più approfonditamente di scrittura azteca e delle varie questioni ad essa connesse. Credo che abbiamo, siamo a 42 partecipanti, quindi il crollo verticale continua. Bene, allora cominciamo come al solito. Cominciamo come al solito con nominativi fritti e mappamondi. Antonio, mi senti? Sì, molto bene. Praticamente adesso dovremo leggere a turno. Io sono L, tu sei A, e dobbiamo leggere questo testo qua. Ok. Ci siamo tutti della compagnia? Sì, Faremo meglio a chiamarli ad uno come figurano nella tua lista. questo è l'elenco completo dei nomi di quelli reputati in tutta Tenochtitlan adatti a recitare l'interludio davanti a Xochiquetzal e Mixcoatl alla sera del loro dì nuziale. Leggi un po'. Aconawakatl, Aquecuyoc, Tizicuati, Amimitl, Atl, Atlacamani, Atlacoya, Atlatonin, Atlawa, Ayahuetotl, Camastu, Senteot, Sentonituiznawa, Chalchihuitlatonal, Chalchihuicuil, Chalchihuitolin, Chalmecatl, Chantico, Chicolmecoal, Chicolmeshotli, Chiconnawi, Chiconnawiyecatl, Citlatlicue. Ok, perfetto. Spero che non arrivi fino alla show. Esattamente. Ok. Allora, adesso cominciamo la puntata, diciamo così, di Radio Babele, la seconda parte, diciamo così. Allora, il titolo di oggi è Configurare lo spazio nella scrittura azteca, il Codex Mendoza come modello di trasposizione. Antonio Perri, Luciano Perondi, siamo io e l'altro ospite. E abbiamo già discusso e parlato, accennato diverse cose riguardo alla scrittura azteca. Oggi volevamo entrare un pochino più nel dettaglio e in particolare evidenziare le questioni che riguardano l'entassi, ovvero la disposizione visiva in uno spazio sinottico di unità minime in una notazione pittografica, e ovviamente porre in relazione al concetto di sinsemia che abbiamo già visto nelle scorse puntate. Magari Antonio puoi già spiegare come funziona un glifo azteco, questo è un toponimo. Sì, questo è un toponimo in cui la pittografia azteca rappresenta all'interno di unità grafiche che sono il frutto dell'agglutinazione o fusione di una serie di elementi pittografici, ma tutti diciamo, corrispondenti a delle espressioni che rimandano a determinate parole composte, anzi complesse sostanzialmente, quali sono quelle delle lingue agglutinanti che contengono in generale due o tre ora più radici lessicali al loro interno, attraverso la loro fusione entattica, cioè combinata, in elementi che sono tra di loro sostanzialmente derivati dalla combinazione di unità più semplici, ciascuna sostanzialmente esplicita e diciamo, morfologicamente trasparente all'interno di una lettura in quella che doveva essere la lingua del Messico antico, cioè quello che noi conosciamo ancora oggi come Navat classico. Ora, questo caso specifico è quello di un glifo di luogo che si legge la glossa alfabetica, in questo caso è corretto, Tepetlakalco, che vedete essere la fusione attraverso la giusta posizione di tre elementi, le pietre Tetl, che vedete in basso e in alto dell'edificio che è la casa o calli, la radice cal, la quale però è riempita, vedete quello che c'è dentro,
quel colore giallo ocra con quella, diciamo, motivo a fibre intrecciate, che è la radice di Petat, che vuol dire stuoia. Il nome di luogo vuol dire la casa di stuoia e pietre, e naturalmente questa rappresentazione grafica, questa fusione grafica, introduce all'interno della notazione grafica un estremo elemento di sintesi nella rappresentazione, che però è piuttosto fedele, della struttura morfologica del nome stesso. Il nome stesso è un nome trasparente, questa trasparenza viene rispecchiata assolutamente dall'indicazione dei tre elementi morfologici che lo compongono. La co, che è il suffisso che in Nahuatl indica i toponimi, i locativi, cioè del luogo, sostanzialmente non è trascritta, molto semplicemente perché la dimensione della sua collocazione sinsemica, cioè all'interno della struttura bidimensionale della pagina, a indicare la natura sostanzialmente toponimica, cioè la funzione toponimica di questo luogo. Se fosse un sostantivo si leggerebbe tetlacalli, la casa di pietra e stuoia, essendo un sostantivo e funzione toponimica, cioè essendo un nome di luogo, si legge tetlacalli. Mi sembra molto interessante che ci siano elementi all'interno della scrittura che non sono, diciamo così, non abbiano un segno, diciamo, grafico, ma che siano in qualche modo connessi con la disposizione spaziale degli elementi. E che sì, quindi... in questo caso la cosa abbastanza interessante è che c'è una forma di agglutinazione, quella del glifo tet, pietra, che nelle tre rappresentazioni in basso mantiene la forma del glifo indipendente, ma nella rappresentazione in alto, nella parte che costituisce il tetto della casa, si fonde col tetto della casa. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è il fatto che il glifo della casa, che normalmente è bianco o vuoto, sia riempito in qualche modo sotto forma di contenente contenuto con un altro glifo, che è un altro elemento morfologico pertinente per il nome. Nella scrittura alfabetica o nelle scritture linearizzate a cui siamo abituati, questo lavorio di contenente a contenuto e quindi di iscrizione agglutinata dei segni che si intrecciano tra loro, si combinano sotto forma di relazioni topologiche, non c'è praticamente mai, tranne che in alcune pratiche grafiche volutamente concepite a tale scopo. Penso per esempio alla forma di calligrafia araba, tipo la Bismillah, le Bismillah, in cui l'intreccio voluto degli elementi grafici in funzione delle relazioni spaziali per creare una rappresentazione iconografica è il frutto di un lavoro sulla scrittura tradizionale che la rende artefatto. Nel caso della scrittura azteca, invece, questa è una pratica. Certo. Dicevo che un esempio che abbiamo poi tra l'altro cominciato a studiare è il parallelismo col sistema delle emoji che nascono come combinazioni di... Il sistema delle emoji è assolutamente coerente con questo meccanismo, perché naturalmente il meccanismo che provvede e che fa sì che Unicode possa lanciare gruppi di emoji ad ogni nuovo aggiornamento, non l'hanno fatto adesso soltanto per il Covid, ho sentito dire, ma insomma ce ne hanno già pronte un'altra ventina nuove, è determinato dal fatto che c'è un diciamo c'è una forma che è il contenente, che è la faccina, e c'è poi la possibilità di inserire al suo interno sotto forma agglutinata come contenuto una serie di varianti grafiche che danno espressione alle specificazioni di quello che è il sentimento o stato d'animo o dell'atteggiamento espresso dall'emotico. Vediamo altri glifi. Questo è molto interessante perché, se non ricordo male, può avere due letture. Corretto? Sì, perché questo è un glifo che viene, la cui glossa che vedete in basso è non corretta, è sbagliata, dice che Pulan, ma in realtà ha una lettura, almeno in linea di principio, che può essere condensata in un toponimo che
potremmo esprimere come tepecacuitco, che vuol dire nel luogo in cui la montagna è premuta, che qui è la forma passiva del verbo capire, capito, ma diciamo la contrazione sotto forma di toponimo singolo di questa composizione di elementi grafici è il risultato della riduzione di una struttura lessicale più complessa, che è quella in cui voi vedete una mano, quella che vedete benissimo, che preme una casa sopra una montagna. E quindi la frase originaria, la struttura originaria è il mait incallite per salan, la mano che preme la casa sopra la montagna, in cui però l'elemento grafico della mano, questa è la cosa interessante, funziona in quanto tale nella scrittura azteca come espressione di un'azione che può essere considerata come impersonale. Cioè la mano che preme la casa in mait di cacuia diventa cal cacuilo, la casa è premuta contro la montagna. E anche, ancora riducendo meccanismo di formazione del nome, la montagna è premuta. La montagna è premuta. Ok, quindi praticamente la cosa interessante è che questo glifo, che in forma grafica ha un'unica espressione, in realtà nel parlato può essere... Sì, può essere sviluppato sotto forma di una, diciamo, serie naturalmente ordinata, ma non chiaramente caotica, sono tutte letture legate tra loro che esprimono delle relazioni che sono relazioni entattiche all'interno della struttura grafica del gruppo. Certo. Qui ce n'è un'altra, diciamo così, che ha... ecco, qui è interessante il fatto che il glifo della montagna si trasformi, si deformi, quindi non è solamente un cambiamento di texture come avveniva nella casa in precedenza, ma è proprio rispetto al glifo standard della montagna, è proprio deformato il glifo, quindi c'è anche una possibilità, diciamo così, plastica dei glifi, oltre che... Sì, c'è una possibilità plastica a cui si aggiunge anche la possibilità di trasformazione cromatica, di cui se un po' dopo dirò qualcosa. In questo caso la deformazione plastica, cioè quella specie di ricciolo con cui si completa la montagna, è espressione di una radice verbale. Colua vuol dire incurvarsi. Questo toponimo che viene glossato dall'interprete spagnolo come colhuacico, che vuol dire zinco nel piccolo luogo in cui si curva, si hanno curve, in realtà è tepemocolua, zinco nel piccolo luogo in cui la montagna si curva, fa una curva, c'è un'ansa nella montagna. E il verbo in questo caso è agglutinato, cioè inserito attraverso la modificazione della morfologia del glifo all'interno del glifo. Da dove viene? Hai detto piccolo luogo. Sì, simpli. Quella parte inferiore del corpo umano che è messa in basso è un classico caso di uso di un affisso. Simple vuol dire parte inferiore del corpo umano, che però è omofono di simple, che vuol dire piccolo, nel piccolo luogo. Quindi in questo punto di vista è una metafora, chiede qualcuno. Sì, non possiamo dirlo con certezza, e direi che c'è una possibilità di interpretazione anche letterale, e cioè l'idea di una montagna che crea una gola. Non so se qualcuno di voi è mai andato a Tiscali, ma una cosa del genere doveva essere probabilmente questo luogo. Cioè il fatto che ci fosse la montagna a un certo punto creava una cupola di entranza nella roccia tale da poter contenere al suo interno il luogo in cui questo pueblo, cioè questo villaggio si trovava.
Il caso di Zinco, Zinfli, è emblematico perché quella parte inferiore del corpo umano serve a indicare sia il diminutivo, sin, piccolo, sia eventualmente appunto questa funzione di diminutivo a cui può essere aggiunta, anche in questo caso sulla base della posizione sinsemica all'interno della pagina, l'indicazione della terminazione di luogo. Nel luogo, nel piccolo luogo, la montagna si incurva. E quindi Zine è fondamentalmente un'omofonia, cioè nel senso che... È fondamentalmente un'omofonia, ma la scrittura seca è una scrittura che utilizza il meccanismo della omofonia della civilizzazione, quindi al contrario di quella che viene comunemente trattata come un'opinione così, che cioè un'opinione comune, che la scrittura seca è pittografica, quindi non ha a che fare con la lingua nahuatl. Noi abbiamo visto fino adesso che tutta la struttura interna dell'entità grafico-plastica della scrittura azteca è conformata sulla struttura di nahuatl, sostanzialmente. Sarebbe bellissimo fare una type di una scrittura del genere, io leggo i commenti, in questo reagisco ai commenti. È molto difficile farlo, perché è molto difficile farlo? Perché di fatto sarebbe molto complicato concepire la possibilità di giustapporre in maniera coerente rispetto alla meccanica della giustapposizione tipografica il meccanismo di combinazione che produce questi glifi. Faccio presente, così tanto per dire una cosa abbastanza interessante, se qualcuno di voi se ne può interessare di tipografia, che la Primeria Nazionale, che si occupò moltissimo di ricerche sulla scrittura azteca nella seconda metà dell'Ottocento, sostanzialmente fu pubblicato dalla Primeria Nazionale il primo dizionario di nahuatl classico in francese di uno studioso che si chiamava Holmisineo. Fece appositamente per questi libri che parlavano della scrittura azteca una serie di punzoni in piombo, ancora io ne ho visti alcuni conservati al Museum Dome una cinquina di anni fa, di glifi aztechi. E qual era l'effetto? L'effetto era molto strano, perché loro erano costretti a comporre il testo azteco sulla base di una serie, una riga sequenziale di elementi grafici semplici che non potevano mai in nessun modo rappresentare il meccanismo a partire dal quale prendono forma invece i glifi intesi come aggregati entattici, come vedete qui, di elementi che si giustappongono. Per cui l'elemento che mi ricordo per cui veniva rappresentata una stringa di glifi per descrivere come questi glifi potevano essere utilizzati anche con valore fonetico, era una sequenza di quattro elementi che rappresentavano la trascrizione, utilizzando i glifi tradizionali in nahuatl in approssimazione fonetica, del primo verso del Paternoster, che erano bandierina, pietra, cactus, pietra. Letteralmente, panti, sillabico per pa, te di pietra, pante, nostri, cactus, te, pante, noste, pater, noster. Era effettivamente il modo in cui ai primi periodi della conquista nativi tentavano di servizi della scrittura pittografica per trascrivere in questo caso il latino oppure lo spagnolo. E lo fecero con qualche, devo dire, anche con qualche buon successo, con qualche meccanismo di adattamento abbastanza fedele, ma in questo modo perdevano la natura agglutinativa della scrittura che invece era la base. Ma non solo, vedremo dopo. Non è sufficiente l'entassi, perché molte combinazioni si leggono anche grazie alla loro disposizione, alla disposizione dei glifi nello spazio. Assolutamente. E quindi, diciamo così, quello che noi chiameremmo
layout, cioè quindi disposizione, composizione grafica, per gli aztechi quasi si confondeva con la componente invece intattica della costruzione del glifo, ma comunque lo vedremo meglio dopo quando andremo ad analizzare dei testi un pochino più nel dettaglio. Questo è un caso di questa posizione semplice, abbiamo la montagna e abbiamo l'agave sopra che si dice metl, toponimo composto, questo è un toponimo, lo si vede dal fatto che della sua posizione all'interno della pagina, che qui non vediamo, del fatto che è legato ad un altro glifo, che è un glifo molto significativo all'interno della rappresentazione della storia del Messico, che appare nel Codice Mendoza, che si chiama glifo della terrota. Poi vedremo che in realtà non è, viene considerato in genere come un glifo videografico, che vuol dire conquista, distruzione, in realtà non è esattamente una vera e propria videografia, ma è la sintesi di una formula lessicale molto comune nell'analistica, nella storia orale anche del Messico preispanico. In questo glifo si legge sostanzialmente metepec, cioè presso la montagna dell'agave. Il glifo, quello della distruzione del tempio, come allora, il glifo della distruzione è molto interessante, perché la distruzione viene rappresentata attraverso il tetto del tempio, il tempio si dice Teopancal, che cade e le volute di fuoco che escono dal tempio. Quindi la formula nahuatl era in Teopancal, in Popocatlatla, dove il tempio crolla, fa molto fumo e brucia, che era la formula standard per definire la conquista di un determinato luogo. Quindi tutta la struttura di questo racconto storico, certo, dice la prima parte del Codice Mendoza, è una sequenza di conquiste tutte espresse dal luogo indicato attraverso un suo toponimo e letto quindi attraverso il suo toponimo, e la formula linguisticamente trasparente per qualunque lettore nahuatl, che indicava il processo della terrota. In questo caso chiaramente è metaforico. Se qualcuno prima mi ha chiesto, ma è una metafora, dire ma infatti la domanda è il fumo, certo che è una metafora, il tempio brucia il fumo, vuol dire in tale luogo è stato conquistato, molto semplicemente e molto chiaramente. Secondo me più che una metafora potrebbe essere un asineddoche, nel senso che... Un asineddoche, sì, diciamo che è una formula retorica sostanzialmente che introduce, come spesso accade in quella che viene chiamato il linguaggio figurato degli aztechi, o il parlare fiorito, uscire il plateau, introduce sotto forma di una rappresentazione visiva molto ricastica un concetto piuttosto astratto o meno facilmente rappresentabile, quella della sconfitta. Questo caso, la conquista. Una domanda, la distruzione del tempio avveniva quando, cioè nel senso, avveniva quando veniva conquistato un posto, veniva distrutto effettivamente il tempio, oppure era... Il tempio veniva dato alle fiamme, perché questo significava che il luogo veniva conquistato e poi dopo veniva in qualche modo ricostruito, sostituendo con i problemi del Messico. Cioè dei messicani, degli aztechi, quindi in qualche modo sancivano così la loro azione. Quindi forse più che un asinedo, che allora una metonimia, cioè forse effetto per la causa. Non mi addentrerei nel meccanismo, anche perché il nahuatl ha una tipica forma di espressione retorica che si chiama difrasismo, di cui dopo vedremo un altro esempio. Certo. Questo è un caso abbastanza interessante, questo che mostri adesso, perché è un caso in cui la costruzione tattica del toponimo è garantita dal fatto che viene replicato il glifo della montagna. Lo vediamo su tre piani in realtà, un piano più vicino a noi. Al centro ci sono due edifici che si intercalano ai livelli della montagna, che sono sabbia e acqua, e dietro c'è un altro livello della montagna.
Perché questi picchi della montagna, questi picchi della montagna sono la manifestazione di una localizzazione relativa che consente al... mi sentite male? Volete che mi metta una cuffia e parli dentro un microfono? Meglio di sì perché si sente piuttosto male. Ok, allora lo faccio subito. Vediamo se questa cosa funziona. Se parlo adesso va meglio? Molto meglio, molto Molto meglio. meglio? Perfetto. Allora, adesso riprendo a ridirlo. Benissimo, scusate, pensavo che col microfono di computer invece non sempre funziona granché bene. Allora, dicevo che la rappresentazione di questo glifo, che in realtà è un glifo su tre piani, è spostato su tre piani nello spazio. Voi dovete immaginare che ci sia una sovrapposizione tra montagna, acqua, sabbia, montagna, in cui la giusta posizione dei tre piani consente di inserire, quindi di, io direi con un termine che è un termine bruttissimo che si usa in linguistica, di encatalizzare, cioè non è manifestato letteralmente, ma è manifestato dalla costruzione entattica delle unità, la parola atlautli, che vuol dire gola d'acqua. Allora, la gola d'acqua è creata dal fatto che quell'acqua scorre tra due montagne. Per cui noi potremmo naturalmente dare una lettura descrittiva di questo toponimo e dire Tepesalan, fra le montagne, in Atlautli, Shalpan, tra le due montagne, la gola d'acqua sulla sabbia. La lettura sintetica del toponimo che ne risulta è invece Shal Atlauco, cioè presso la gola d'acqua sabbiosa, in cui le montagne non sono parte della lettura descrittiva del toponimo, ma servono a costruire il contesto entattico e grafico a partire dal quale introdurre la lettura del flusso d'acqua come torrente o gola d'acqua, sostanzialmente. Quindi diciamo è molto, come vedete, è molto articolato il meccanismo che provvede alla costruzione della struttura dell'entità siglifica. In questo caso la struttura del glifo nel suo complesso è determinata dalla giusta posizione su tre piani di alcune unità che danno forma alla possibile lettura, che rendono possibile la lettura. Vi dicevo prima del fatto del cromatismo. E vi dicevo che il colore nella scrittura azteca è un elemento imprescindibile, anche quando i codici erano senza colori, cioè erano teoricamente in bianco e nero, le texture interne alle immagini grafiche, cioè ai pittogrammi, davano, o trasmettevano in maniera convenzionale l'esistenza di un certo colore. Voi qui vedete la montagna, la vedete verde. Ora, il verde è il colore proprio della montagna. Se quella montagna fosse stata riempita con quei puntini bianchi, puntini su fondo bianco, e fosse stata bianca a puntini, quella montagna sarebbe stata la montagna di sabbia, Shaltepec. Se fosse stata rossa, sarebbe stata Tlatlauquitepec, montagna rossa. Se fosse stata bianca, sarebbe stata Ixtacctepetl, montagna bianca. Se fosse stata nera, sarebbe stata Tliltepec, montagna nera, e così via. E noi troviamo manifestazioni di tutte queste variazioni cromatiche che sono pertinenti all'interno della scrittura azteca. La cosa che veramente caratterizza questo sistema di scrittura in maniera, credo, unica nel panorama degli altri sistemi è che la scrittura azteca è una scrittura in cui il colore non solo è pertinente dal punto di vista dell'identificazione di un'unità grafica, ma è fonetizzato nel caso in cui sostituisca quello che sarebbe il colore di default, in qualche modo. Cioè, noi siamo abituati all'idea che nei codici o nei nostri testi scritti della tradizione, diciamo, tardo antico o medievale, le parole o le parti di un testo rubricate abbiano un'importanza particolare, siano sostanzialmente espressione di un registro diverso, oppure la scrittura in foglia d'oro o in inchiostro dorato. Ma in nessuna tradizione scrittoria, diciamo, facente parte del bacino mediterraneo o medio orientale, il colore
diventa effettivamente un elemento alla base della lettura, dell'interpretazione fonetizzabile del messaggio del testo. Invece questo nella scrittura steca accade. Certo, ma una domanda. Se, due domande, anzi. Una è, allora, hai parlato di codici in bianco e nero dove la texture sostituisce il colore. Quindi esiste un codice di texture che corrisponde ai colori? Assolutamente sì. Tutti coloro che hanno studiato i cosiddetti codex sin color, codice sin color, cioè codici senza, senza colori, hanno verificato che quando lo scrittore, il pittore scrittore intendeva indicare che quel glifo non aveva il suo colore standard, lo riempiva con una texture che corrispondeva alla colorazione che avrebbe dovuto avere se avesse avuto dei pigmenti colorati con cui riempirlo. Okay. E invece per quello che, se io volessi dire montagna azzurra, azzurro aveva questo doppio significato, che non era solo il colore. Sì, diciamo, azzurro poteva voler dire prezioso ed è anche omofono di anno, quindi vuol dire anche anno, in qualche modo, quando è parte di un glifo calendarico, sostanzialmente. Lo vedremo dopo, perché il codice Mendoza ha parecchi anni in giro. Infatti adesso arriviamo alla questione della sinsemia, che come un lavaggio del cervello vi ripetiamo la definizione, che è la solita: sinsemia si intende la disposizione deliberata e consapevole di elementi di scrittura nello spazio con lo scopo di comunicare attraverso l'articolazione spaziale in modo ragionevolmente univoco e secondo regolarità. Queste regolarità possono essere valide soltanto per quel testo, ma coerenti, rigorose, interpretabili senza bisogno dell'aiuto dell'autore, oppure definite da precisi schemi e abitudini di fruizione consolidate. E qui abbiamo il nostro esempio. Infatti, vedete, attorno ci sono tutti gli anni. E c'è pure questo affare qua in basso, questo acciarino, insomma, per accendere il fuoco, sì, con il contorno, che però è azzurro. È azzurro perché è prezioso. È prezioso. Sì. Mentre gli altri sono... Quello era il momento della quella di quella che si chiamava la fine del secolo azteco, con la cosiddetta legatura degli anni, in cui appunto veniva acceso, veniva bruciato, accendendo il fuoco su un pezzo di legno, dell'incenso e diciamo veniva questo meccanismo rendeva evidente il fatto che si legasse un anno all'altro, cioè che finisse un secolo azteco. Complicatissimo spiegare il calendario azteco, non lo farò in questo caso. Comunque corrisponde un secolo azteco a un ciclo calendariale di 52 anni solari, grosso modo, nel nostro calendario gregoriano, sostanzialmente, e ne iniziamo un altro, sostanzialmente. Beh, comunque... Quella è... Sì. No, sì, vai dove finisci. No, dicevo che quindi quella è l'indicazione del fatto che in quell'anno finiva un secolo e ne iniziava un successivo. Finiva un ciclo calendariale e iniziava il successivo con un anno che corrispondeva al primo anno del ciclo precedente. Ok, perfetto. E invece gli anni, che sono questi riquadri qua, erano in qualche modo azzurri perché vuol dire anno. Sì, esattamente. Laddove... I canali all'interno sono azzurri perché l'acqua ha come colore di base l'azzurro. Poi già qui si vede un altro aspetto interessante relativamente alla questione sinsemia, questo fatto di avere questo luogo diviso in questo modo dalle acque in quattro isole, di per sé è una cosa che aveva una lettura, cioè nel senso che la stessa configurazione grafica sinsemica questa volta portava una lettura di un elemento. Quindi abbiamo degli elementi tipo i suffissi locativi che si inferiscono dal contesto, ma ci sono anche elementi che riguardano la composizione grafica generale sinsemica, tipo questo caso qui, magari se vuoi approfondire. E sono, diciamo, questa era la suddivisione di Città del Messico attraverso questi canali in quattro, diciamo, zone, quattro
che poi erano sostanzialmente delle isole in una laguna, e l'indicazione che dà la rappresentazione grafica è quella che mostra come le quattro zone fossero occupate da signori che avevano sacerdoti che avevano delle denominazioni diverse e che sono indicati ciascuno dal proprio toponimo. Si vedono male qui, ma diciamo vi posso mostrare quello più importante, che è quello esattamente sotto la coda dell'aquila, che è il capo sacerdote, che infatti ha degli attributi addosso diversi, anche il colore del volto è diverso, è grigio come vedete, e che è l'unico che parla, davanti al quale c'è il verbo della parola preziosa, Tlatoa, il cui nome era il nome, come si suol dire, diciamo derivante dal nome del toponimo che denominava Città del Messico, Città del Messico, quella che oggi è Città del Messico, la sua fondazione, che era Tenochtitlan, cioè nel luogo fra i cactus, e qui il fra è introdotto dalla reduplicazione dei rami del cactus che crea una ripetizione, e quindi moltiplicazione dell'elemento del cactus che indica che viene espressa entaticamente sotto forma esprime entaticamente l'affisso sal, tlan, titlan, in mezzo ai, il luogo in mezzo ai cactus di pietra. Faccio notare che quindi il nome di questo sacerdote che occupa il quadrante, guardate, noi sappiamo che tutte le mappe del mondo messicano non sono hanno un orientamento spaziale tale per cui le mappe sono appunto orientate, cioè la parte in alto della mappa non è il nord ma è l'est, il che significa che se l'est è in alto, l'ovest è in basso, e quindi quello che vediamo a sinistra è il nord e quello che vediamo a destra è il sud. Ok? Questo, diciamo, chiunque leggesse una mappa di questo genere lo sapeva benissimo. Il padre, il primo, il capo sacerdote, che si chiamava Tenoch, cioè il Tenochtka, il messicano sostanzialmente, Tenoch, è lo stesso elemento di questo glifo, solo che è singolo, Tenoch, occupava la parte a nord, la sezione a nord della laguna, di fronte al luogo in cui si racconta, la leggenda racconta, e qui viene rappresentato sostanzialmente il contenuto di questa leggenda molto nota, che l'aquila si posò sul cactus sorto dalle pietre per indicare il luogo in cui gli Aztechi avrebbero dovuto fondare la loro città. Non so chi di voi abbia pratica della bandiera del Messico, ma quella benedetta aquila che sta lì è parapara quella che voi ritrovate nella parte centrale del tricolore del Messico, in cui nella parte centrale c'è l'aquila che si poggia sul cactus, sulla pietra, sul nopal o noshtli che sta sulla pietra, che è esattamente l'immagine che compare nel foglio 2 retto del Codex Mendoza. Lo hanno preso a emblema della identità dello Stato messicano. Qui vediamo un altro personaggio con un altro periodo di tempo. Sì, allora questo è interessante perché qui siamo un paio di pagine dopo, c'è la figura di questo grande oratore, così veniva chiamato personaggio dell'imperatore, del capo dell'impero Mescica, che è rappresentato come una combinazione di elementi glifici che tra loro esprimono le varie i vari attributi che definiscono la figura del grande oratore, il diadema,
il manto bianco che indica nobiltà, i piedi scalzi, il fatto di sedersi su una stuoia e soprattutto, espressione della sua carica, grande oratore, il fatto che parli e che questo sia il verbo espresso shiut la toa, che parli turchese, parli prezioso, e che esprima quindi la sua carica di Wei Tlatoani trascritta dal diadema. Che assieme al nome personale di questo signore si chiamava Cimal Popoca, scudo fumante, come vedete, scudo che fuma, mostra la sua identità anche come singolo personaggio. Tutti gli imperatori all'interno di questa sequenza cronologica sono rappresentati attraverso la stessa figura, ma questa figura è identificata da un nome proprio. Nel caso specifico, Cimal Popoca è rappresentato in riferimento all'anno in cui ascende al trono, anno Nawi Toshtli, quattro coniglio, ed è rappresentato poi più in basso, invece, come personaggio che muore nell'anno, mi sembra che sia 13 canna, Cimal Popoca muore. E qui è indicato specificamente, in questo caso è specificamente indicata la ripetizione della rappresentazione del personaggio, che in questo caso però ha gli occhi chiusi, come voi vedete, e quindi si rappresenta come morto, indica la sua morte. E l'altra cosa che volevo far notare è come lo scudo di Cimal Popoca e lo scudo che vedete all'interno della pagina. Perché c'è la, allora, perché c'è la storia sotto sui piedi? Perché tutti i signori venivano rappresentati come seduti su un seggio di stuoia, che poteva essere o una stuoia semplice, come è rappresentata qui in questo, in questo caso, oppure poteva essere un vero e proprio seggio di stuoia, come rappresentato in altri, in altri codici, con uno schienale. Si chiamava Ikpalli o Petra Ikpalli, dove Petat vuol dire stuoia, e Petra Pan vuol dire stare su una stuoia, stare seduti, e coloro che avevano il diritto di stare seduti su una stuoia erano soltanto i nobili. Cosa volevo mostrare che era interessante? Questo fatto che il glifo di Cimal Popoca mostra uno scudo che è identico a quello che vedete qui. Scudo, e anche qua evidentemente, sì. Scudo rotondo, giallo, con sette piume al suo interno. Quelle che vedete come pallette sono in realtà delle piume. Qui ci vedete anche le corde, che vuol dire che è una metafora, vuol dire mecatica, che tiene la, la disciplina. Mecatl vuol dire corda, mecatica vuol dire tenere la disciplina. Quindi qui quando era vivo teneva la disciplina, quando poi lo vedete più in basso morto non tiene più la disciplina. Comunque questo scudo, che nel caso del nome del personaggio ha il bordo Shiwitl ad indicare che il suo nome è un nome onorevole, Cimal Popoca Shiu, scudo fumante prezioso, sostanzialmente ha la stessa configurazione dall'interno dello scudo di quella che vediamo invece nello scudo che sta dinanzi al, al personaggio vivo, sostanzialmente, e che è l'espressione di un difrasismo. Eccolo qua, scudo, frecce, propulsore. Questo che vedete qui è una specie di propulsore che serviva a lanciare le frecce. Ora, cosa sono i difrasismos? Sono delle rappresentazioni retoriche, delle formule retoriche
in cui un concetto, in genere un concetto rilevante culturalmente, ma un concetto astratto, veniva espresso con la giusta posizione di due elementi o di due parole che indicavano due entità concrete ma simbolicamente legate a quella astratta a cui si riferivano. Ora, se io vi dico come si dice guerra in Nahuatl, guerra si dice, in Nahuatl si dice attraverso il difrasismo in cimalli, in mitl, lo scudo, le frecce. Capite che vuol dire quello scudo e quelle frecce che stanno davanti a quel personaggio? Vuol dire una cosa molto semplice, che Cimalpopoca fa guerra. In questo senso è arricchito anche dalla presenza del propulsore, che quindi è lo scudo, le frecce e il propulsore. Cimalpopoca fa guerra, a chi fa guerra? Alle città che sono rappresentate dinanzi a lui e che sono sconfitte entrambe. Le vediamo non qui, ma le vediamo per esempio qui, ecco, Tequixquiac e Chalco, che sono entrambe sconfitte perché entrambe sono rappresentate con la formula del glifo della derrota. Solo che quelli di Chalco, prima di essere sconfitti, fanno qualcosina per difendersi sostanzialmente. Cosa fanno? Uccidono, e adesso puoi andare avanti, Luciano, e mostrare la parte in basso del racconto, uccidono cinque personaggi, e li vedete, 1, 2, 3, 4, 5, che sono Mexicatl, cioè sono messicani, sono aztechi sostanzialmente, e distruggono con delle pietre, prendono a pietrate le loro canoe. Sono glossate come canoa, quelle imbarcazioni, il termine nahuatl per canoa è acalli, casa del mare, casa dell'acqua. Quindi vedete qui che ci sono due funzioni del glifo Tetl. Questo è un elemento toponimico all'interno della denominazione Aztec, dell'etnonimo azteca, Tenochca. Questa invece è la funzione di strumento nelle mani dell'uomo che trascrive il verbo Tetla, che vuol dire prendere a pietrate, letteralmente, e in questo caso distruggere. In spagnolo si diceva apedrar, lo traducono in molti casi come apedrar. E ovviamente questo personaggio veniva da Chalco. Certamente, veniva da Chalco, ma da cosa lo vediamo? Dall'evidente tratto che lo ricongiunge al toponimo dal quale fa riferimento. Eccolo qua. Ecco, lo capite abbastanza bene. Oramai. Ecco, vediamo, io ho messo questo elemento qua perché nel famoso libro di cui abbiamo parlato in lungo e largo, Il Fasciculum Temporum, di Rolevink, nella versione di Ratolt, quando si parla di una città distrutta, c'è sempre la stessa rappresentazione, che è una sorta di glifo della derrota adattato e, come dire, di qualche anno prima è del Code Scandoso questo, però è interessante, che è un disegno quasi espressionista, però tutte le volte che subverse Gerusalemme, Antioche subverse, tutte le volte che c'è una città distrutta, conquistata, eccetera, appariva questo glifo qua, e c'era questo parallelo abbastanza curioso, perché appunto è quasi astratto come glifo. Se vedete, cioè, è un'immagine emblematica, ma effettivamente funziona allo stesso modo, perché, diciamo, richiama la formula. In questi due casi è evidente che addirittura lo stesso blocchetto di legno, questi casi qui, sì, è lo stesso per dire cose anche qua. Sì, se vuoi dire che l'elemento, diciamo che l'elemento stilografico è lo stesso, certamente è lo stesso, si vede che è lo stesso in questi, nei due della seconda riga e nell'ultimo è lo stesso.
è chiaramente lo stesso, è ripetuto. Qua questo è un altro folio molto interessante, perché fa vedere un altro esempio di come l'organizzazione del testo si insenica, diciamo così, è connaturata alla scrittura azteca. Qui si vede chiaramente che la pagina è divisa in anni, sono questi che gli anni del, questa è una pagina in cui si mostrano i sistemi educativi. A 11 anni, a 12, a 13, a 14 anni, e al tempo stesso è divisa verticalmente sulla base della distinzione tra attività e sistemi educativi per maschi, che sono a sinistra, e per femmine, che sono a destra. Eccola qui. Quindi, diciamo, la struttura sinsemica è una struttura in qualche modo regolare, rigida e facilmente analizzabile. Per cui, come dire, io potevo leggere direttamente la colonna a sinistra e dire, e quindi esplicitare il contenuto relativo ai sistemi educativi degli ragazzi maschi tra i 12 e i 15 anni, e poi leggere la colonna successiva parlando delle femmine, oppure potevo leggere ciascuna banda successiva e indicare che cosa accadeva comparativamente a un ragazzo e cosa a una ragazza. Devo dire che nella prima banda ricevevano lo stesso genere di trattamento, cioè venivano puniti mettendogli il viso sopra a dei peperoncini che bruciavano, e quindi facevano dei fumi particolarmente fastidiosi dal mio punto di vista. Infatti entrambi i personaggi piangono perché i fumi del peperoncino gli facevano bruciare gli occhi, se commettevano evidentemente delle azioni inappropriate, quindi metodi abbastanza nazisti, diciamo, di educazione. Questo qua sotto è ancora peggio, mi sembra. Questo qui sotto è a 12 quello, anni. Quello sotto era ancora peggio, a 12 anni gli andava peggio. E comunque, diciamo, quello che veniva indicato immediatamente sotto la diciamo, indicazione degli anni. Sì, gli adulti sono gli unici che dicono cose preziose, certo, i bambini sono sfigatissimi e non avevano nessun non so perché in realtà gli adulti dicono cose preziose, perché gli adulti, sia gli uomini, quindi i tlacatl, sia le donne, cioè shiwatl, signore, sono nobili, sono entrambi nobili, le acconciature che hanno quelle donne adulte che sono sedute, provviste di quella tunica con tunica e pantaloni che si chiama huipili, con quella specie di due corna, sono le acconciature della nobiltà. E i maschi adulti seduti sulla stuoia sono a loro volta nobili. Quindi quelli sono i nobili che parlano prezioso, che dicono, danno ai loro l'educazione ai loro figli dicendogli cose importanti e preziose, e invece i piccoli, e quindi i bambini, non hanno ancora raggiunto lo status di adulti, e quindi non sono ancora nobili come dovrebbero essere per discendenza di sangue. E quindi, come vedete, nel caso dei maschi non indossano il manto lungo, ma indossano semplicemente il perizoma, che è quello indossato dagli uomini, che soltanto all'età di 15 anni cominciano a indossare. Vediamo la pagina dopo. Eccolo qua. Come è la pagina dopo. E le ragazze hanno i capelli che non sono ancora i capelli delle nobili adulte, sono sciolti, non sono legati in quella crocchia con quelle due specie di cornine a quelle due punte, sostanzialmente. Però abbiamo anche indicazioni interessanti, tipo queste qui. Indicazioni interessanti, perché sappiamo quello che si mangiavano. Due tortiglie, una tortiglia e mezzo, eccola lì, diciamo, uno e mezzo trascalli, cioè il povero ragazzo di 12 anni si mangiava. È molto interessante per comprendere il sistema educativo. Quasi tutto ciò che noi sappiamo circa i meccanismi dell'educazione della nobiltà azteca
lo sappiamo da questo tipo di documentazione qui, non certo dalle documentazioni che ci giungono dai francescani, che dicevano molte cose che a loro importava dire e che non ne dicevano altre, evidentemente. Lo status di nobile era evidentemente confermato sostanzialmente dal fatto che questi personaggi hanno questo abbigliamento. E notate quello che succedeva quando i nobili diventavano adulti: il padre li mandava in uno dei due possibili maschile, donna, luoghi dove potevano formarsi a 15 anni, formarsi per diventare classe dirigente, diciamola così in maniera molto libera, di quello che doveva essere il paese. Alcuni andavano nel Calmecac in alto, i maschi, solo i maschi ovviamente, andavano nel Calmecac e ci andavano letteralmente. Quello che vedete qui, le impronte dei piedi, vuol dire Yau, è un verbo che vuol dire vado. La ripetizione delle impronte del piede vuol dire mi muovo verso, vado verso. Il giovane quindi andava verso il Calmeca, che il Calmeca che era collegi sacerdotali. Sì, ci sono donne adulte, adesso ve le mostro. E le donne adulte sono tutte queste che hanno questa acconciatura qui particolare. Sostanzialmente, queste sono tutte donne adulte e uomini adulti. A 15 anni, mentre donna, invece questa invece è una ragazza di 15 anni che a 15 anni si sposava, evidentemente era il massimo che potessero fare. Mi spiace per il profondo maschilismo di una società che ancora oggi è particolarmente macista, ma diciamo a 15 anni gli uomini andavano nel Calmecac per diventare sacerdoti o nel Cuicacalli per diventare artisti e guerrieri, e le donne si sposavano semplicemente, annodavano il loro manto, questo è il difrasismo che dice che cosa accadeva, annodavano il loro manto con un uomo e diventavano mamme di famiglia, venivano portate in processione, lo vedete qui in basso, mentre invece quello che caratterizzava la vita successiva e futura di un nobile maschio era guerriero o sacerdote, sostanzialmente una delle due fondamentalmente. Notate quindi come le due possibili carriere sono indicate. Questo era l'acconciatura del guerriero e questo era il sacerdote. Infatti notate che è bizzarrissimo il fatto di come l'abbia glossata abbia glossato questa figura, che vi ricorderà quella del sacerdote Tenoch del foglio due retto, che in effetti era un sacerdote, aveva questi capelli lunghi legati, questo orecchio rosso dipinto di rosso con questa plique rossa, non so se fosse una specie di orecchio o fosse una sorta di tatuaggio rosso sull'orecchio, e anche lui appunto la virgola della palabra preziosa. La cosa interessante è che denominazione Nahuatl del maestro del Calmecac, che è la scuola superiore per diventare sacerdoti, Tlamacasqui, spiegazione per i profani, che è Q.S., spagnolo, alfaki mayor. Ora, alfaki era la parola con cui nel spagnolo del XVI secolo si indicavano i preti islamici, i sacerdoti islamici, cioè si prendeva la distanza, attenzione, sì, quello è un sacerdote, ma non è come i sacerdoti nostri, è come i sacerdoti degli infedeli, cioè sono sostanzialmente delle figure che predicano una religione in cui noi non crediamo, fondamentalmente. La cosa interessante che credo tu volessi mostrare, Luciano, è nella parte inferiore il fatto che
la stessa rappresentazione dell'ambiente della casa sia trasposta sotto forma della rappresentazione dall'alto delle mura, ma quella è una calli, cioè quella è la stanza di una calli. E questo è il motivo per cui è difficile anche fare, pensare di poter fare un carattere tipografico azteco, perché questa roba qui, come la fai? Cioè, nel senso... Guardate, il fatto che si possa rappresentare diciamo, un ambiente o la casa attraverso questa rappresentazione di pianta è presente in molte altre scritture che hanno una componente pittografica. Per esempio c'è un glifo, un geroglifico egizio che significa casa e che rappresenta la casa così, dall'alto. No, la cosa interessante è che fondamentalmente... Solo che nel geroglifico egizio questo carattere è un carattere isolato che non può entrare in fusione, in sincretismo con altri elementi che vanno al suo interno e al suo esterno. Ma non so, cioè, esatto. Diciamo, non c'è sinsemia che gioca, diciamo, c'è soltanto entassi, semmai. Mentre invece esatto. Qui, nel caso della scrittura azteca, questa dimensione è comunque sempre presente. Ed è un elemento che comunque è presente e comunque fa parte del testo scritto, tanto quanto... se fosse messo in piccolo di fianco e visto di profilo, sì, insomma. Esattamente così. Questo l'abbiamo già parlato, questo l'abbiamo già parlato. L'abbiamo visto, questa è l'analisi dettagliata di quello che abbiamo già detto. In Maitrica Cue in Calite Petti Pac, cioè la mano preme la casa sopra contro la montagna. Ma appunto tepe caquilco, perché la presenza della mano indica che il verbo, che l'azione compiuta dalla mano indica, deve essere considerata come una forma di passivo. E tra l'altro, cioè, e questo secondo me è molto interessante, che proprio nella forma scritta ci sia questa doppia possibilità. In qualche modo la forma scritta contiene una enorme quantità di possibili vocalizzazioni. Il punto qual è? Che normalmente si ritiene che questo significhi che questo tipo di rappresentazione notazionale non ha niente a che vedere con una lingua. E cioè che in qualche modo io la posso leggere dicendo ma c'è una mano che prende una casa sulla montagna e fine. Ma no, non è così, perché in realtà la formula che questo glifo esprime è una formula che si sviluppa secondo quelle alternative, essenzialmente perché io lo devo pensare e leggere in Nahuatl, non in italiano, ovviamente. Detto questo, nel senso, questa corrispondenza bionivoca non è una condizione necessaria. No. Anzi, è una ricchezza avere delle situazioni che possono essere espresse in modi diversi. Ma tutte le scritture che hanno una componente, diciamo, logografica o pittografica non hanno mai dei segni che abbiano una corrispondenza bionivoca con un'identità del parlato, ma hanno delle utilizzazioni che sono variabili all'interno delle possibilità intattiche fornite dal sistema. In realtà anche nel nostro sistema di scrittura... Assolutamente sì, come è noto. Ecco, in realtà... Anche se noi facciamo finta di non accorgersene. Invece, per quello che riguarda, c'è stata una domanda, distinzioni maschi e femmine, sinistra, destra, alto, basso. Dunque, sebbene ci sia la possibilità di leggere in differenti modi, è esistito un ordine di, non leggo il successivo. No, quella sopra, intendevo, cioè, perché non abbiamo risposto. Qui però la distinzione maschi e femmine, sinistra, destra, non è rispettata dal foglio precedente. Allora, sì, c'è una domanda di Giovanni che dice: esistito un ordine di lettura preferito? In realtà, proprio perché la dimensione dell'entassi è una dimensione non del tutto codificata in maniera univoca, la risposta è no, nel senso che dipende.
Come porsi la domanda, esiste un ordine di lettura preferito dell'elenco telefonico? No, c'è sì, una... a livello di strutture, diciamo, di configurazioni intattiche interne, la risposta ce la può dare anche analizzare un sistema di scrittura che ha un ordine di lettura delle unità grafiche individuabili a livello della notazione fisso e stabilito. Per esempio, la scrittura cinese è fatta in modo tale che l'ordine di lettura dei caratteri è stabilito da alcune regole ortografiche fisse, per cui tradizionalmente la scrittura cinese si scrive per colonne verticali che vanno dall'alto al basso, da destra a sinistra, ma poi ha subito molti rimaneggiamenti nel corso del tempo. Oggi un testo cinese comunemente si legge come un testo in caratteri latini, cioè si legge per righe successive dall'alto in basso e da sinistra a destra lungo la dimensione della pagina. Tuttavia, a livello intattico, quando qualcuno ci chiede di leggere un carattere cinese, chi legge il carattere cinese deve analizzarne la struttura in componenti o in tratti di carattere presenti all'interno del carattere stesso. E così come noi sappiamo, il 90% dei caratteri cinesi è formato dalle due componenti che sono la parte che indica il contenuto semantico della parola e la parte che indica la sua pronuncia, deve identificare chi legge quel carattere, dove sta una parte e dove sta l'altra, per poi riconoscere il carattere. Ora, se c'è una cosa che, diciamo, la scrittura cinese non prevede come regola fissa, è dove sarà collocata all'interno di un carattere la parte fonetica, così si chiama, e la parte semantica. Questa è la ragione per cui quegli stupidi di Unicode, non riuscendo a capire come fare a comporre un carattere cinese a partire da unità minime che sono il tratto, la combinazione di tratti, hanno dovuto codificare per il cinese 30.000 codici e oltre. Certo. La ragione è molto semplice, perché se tu prevedevi un software in grado di costruire il carattere a partire dalle unità semplici, la scomposizione dei caratteri cinesi storici, anche del repertorio più ampio di quelli dell'epoca Ming, che comprendono fino a 36-38.000 caratteri, in elementi grafici di articolazione più piccola, cioè in elementi grafici che si combinano intatticamente, non prevede affatto 36.000 o 38.000 caratteri, e nemmeno 1.000, sono poche decine di tratti che si combinano tra loro per costruire le parti di un carattere. Ma siccome questa combinazione segue delle regole di entassi che non dicono destra-sinistra, alto-basso, prima quello fonetico e poi quello semantico, né viceversa, ma tutti i caratteri hanno una struttura entattica diversa tra di loro e ci sono molte possibili soluzioni, questo ha reso impossibile a un sistema di codifica basato sulla concezione tipografica tradizionale come Unicode di codificare in maniera intelligente, diciamo noi, il cinese. Quindi se voi avete in mano uno standard Unicode, sapete che lo standard Unicode è costituito da un numero di codici, io penso i due terzi dei quali sono gli caratteri Han, cioè gli caratteri cinesi, che hanno occupato una buona parte della possibile sequenza. E quelli coreani, insomma, che quelli coreani sono ancora peggio, perché quello coreano è sostanzialmente un alfabeto, ed è paradossale che ci siano più di 17.000 i codici utilizzati per la scrittura dell'Hangul. È veramente paradossale, è il massimo dei paradossi, cioè un alfabeto che prevede per essere realizzato 17.000 codici, perché tu non hai la possibilità di costruire un sistema che detti la combinazione dei tratti minimi per formare il carattere sillabico, perché quella combinazione non è linearizzabile. È molto stupido tutto questo, ma effettivamente è così che funziona Unicode adesso. Ragionando su un ipotetico Unicode dell'Azteco, è quasi una chimera, insomma. È una chimera, anche perché non credo crederebbe a nessuno di Unicode, del consorzio Unicode, di metterci l'Azteco dentro. Ma in realtà no, in realtà cioè, è evidente che vorrebbero, ma tutte le volte si scontrano con questo sistema. Il problema è innanzitutto considerare il fatto che i glifi si combinino, il fatto che
non ci sia una sequenza preordinata, nel senso che la sequenza è ottenibile, perché se vi ricordate il Codex Encrus, quello si poteva costruire una sequenza, insomma, arbitrariamente, non so come dire, ma che fondamentalmente non prevede una sequenza preordinata, ma una possibilità di avere diverse manifestazioni. La combinazione di vari layer, diciamo, di varie feature visive, in sostanza, che ogni dimensione coincide con una feature visiva, che può essere il colore, la texture, la posizione, insomma, la disposizione del corpo, eccetera, combinate tra di loro potrebbero formare un codice di riferimento per un particolare glifo. E quindi riuscire a configurarlo in qualche maniera, al di là poi dell'aspetto complessivo che il glifo dovrà avere, perché poi deve essere una combinazione di segni diversi. Non sono mai disgiunti, insomma. Il problema rimane su quello che viene considerato appunto il layout, l'organizzazione spaziale della pagina, infatti, che però entra, cioè non si può, appunto, abbiamo visto, non si può disgiungere. Calli, la casa di prima, attorniava le persone, qui l'acqua divide lo spazio geografico. Questa parte qui non è ludibile, insomma. Sì, questa componente qui è anche quello che fa sì che quando noi parliamo di mappe per la scrittura azteca, questa denominazione sia qualcosa di molto più simile ad alcune mappe della prima fase della scrittura occidentale, cioè che sono mappe che contengono all'interno informazioni di varia natura, cioè non soltanto geografiche, ma anche storiche, genealogiche il più delle volte, relative a sequenze di eventi che sono posizionati nello spazio diagrammatico della mappa, e come non sia possibile di fatto disgiungere queste informazioni rispetto alla struttura sistemica che la mappa realizza sostanzialmente. Non c'è la possibilità di appunto linearizzare, sequenzializzare questi contenuti, perché questi contenuti sono iscritti nella forma diagrammatica del testo stesso. Certo. L'Atlas catalano, che tra l'altro presenta anche delle somiglianze, insomma, con i codici aztechi, di fatto ha questa caratteristica, una serie, esatto, di figure dentro, esatto, nella... Esatto. Così come questa di cui il fasciculum temporum, in questo caso è una cronologia, dove la componente sinsemica è inscindibile dalla... Sì. Va bene, direi che abbiamo sì, c'era, diciamo, qualcuno, c'era, ho visto che c'era una domanda in cui, cioè un'affermazione in cui diceva che la distinzione maschi-femmini e destra-sinistra non è spiettata rispetto al foglio precedente. Sì, perché in questo caso la distinzione è alto-basso, sostanzialmente. Nella parte alta c'è la storia del maschio macio che diventa guerriero sacerdote, nella parte in basso c'è la storia della povera pulzella che si sposa da quello destinato a diventare il maschio macio, sostanzialmente. E la loro età in entrambi i casi è 15 anni. No, sì, la questione è che in realtà si può, non è necessario vedere questa cosa della regolarità in maniera rigida, tra l'altro. No, esatto, esatto. Il vantaggio proprio di una scrittura sinsemica è che si possono fare tante cose. I glifi si possono combinare in tanti modi diversi. Cioè, sì. Nel senso che per produrre senso... Sì, è così. È così sulla base però di una serie di, diciamo di strutture, di combinazioni che sono attese in qualche modo, non sono sostanzialmente non inferibili a partire dalla conoscenza del funzionamento del sistema. Questo è il punto. Cioè, nel senso che è un grado di libertà, non è un
È un grado di libertà che però è riconducibile a delle regolarità. Per esempio c'è il caso che qui adesso non abbiamo della rappresentazione dei tributi, all'interno del quale la disposizione dei tributi consentiva al tempo stesso di indicare i quantitativi dei tributi distribuiti e anche la loro periodizzazione. Questo fatto è un fatto assolutamente incredibile. Diciamo, se non si riflette al modo in cui la scrittura riesce a organizzare queste informazioni compattandole all'interno di una dimensione della sinsemia. Per cui io non riesco a capire cosa giustifichi una certa disposizione degli elementi all'interno dello spazio della pagina se non tengo conto che la realizzazione di quella combinazione degli elementi all'interno della sintassi della pagina è guidata da un criterio che è un criterio squisitamente ed eminentemente di natura semantica, sostanzialmente, che stai trovando stai vedendo se trovi queste sono perché... la matricola del Butos, esatto. Allora, ecco, questo è un classico caso. Allora, guarda la pagina prima, così vi faccio vedere una cosa. Allora, perché questa è la pagina in cui io riorganizzo sulla base di una logica della periodizzazione la distribuzione dei beni. Però se gli fai vedere la pagina precedente, la domanda che ci si può porre, questa è Uruk e qui andiamo da un'altra parte, la domanda che ci si può porre è questa. Ciascuno di questi elementi, degli elementi che danno forma alle due serie di carichi di tessuti che vediamo nella parte alta della pagina, che è quella in alto, indica un carico di mantelli o di perizomi, mashtlatl, o di mantelli bianchi o colorati. Allora, la domanda che ci si poneva, che molti si sono posti, è perché, visto che questo è l'elemento di quella specie di lenzuolino con quelle due pieghe, indica carico di manti, cioè non è un manto singolo, ma è un carico di manti, e questa asparente spiga di grano è invece la trascrizione del numerale Cetzontli, che vuol dire una spiga, ma vuol dire 400 cariche di grano, di manti bianchi. Perché questo elemento del 400 cariche di manti bianchi è ripetuto per tre volte? Non si poteva, dice qualcuno giustamente, mettere tre unità numerali da 400 sopra un carico? La risposta è che questa scansione per ripetizioni dell'indicazione del manto indica una cadenza temporale e che quindi in realtà noi dobbiamo ricostruire una sequenza come quella appunto dello schema che è nella pagina successiva, in cui la ripetizione indica che quella giusta posizione sinsemica introduce un criterio di calendarizzazione nella consegna del tributo che altrimenti non sarebbe possibile esplicitare e sulla quale evidentemente neanche probabilmente i conquistatori spagnoli che avevano conservato questo codice avevano le idee molto chiare, sostanzialmente. Quindi è chiaro che per esempio, in casi come questi, noi vediamo che un'apparente illogicità del sistema, cioè io potevo semplicemente rappresentare una volta soltanto il carico dei manti e indicare il totale dei manti tributati, se questo non viene fatto è perché evidentemente c'è una indicazione esplicita che fa riferimento alla necessità di cadenzare nel tempo il tributo di determinati beni, che noi possiamo soltanto ipotizzare, ma che evidentemente era molto ben presente a chi leggeva quel testo sinsemico. Certo. E tra l'altro, appunto, quindi c'è tutta una flessibilità, nel senso, tra la componente regolare, quindi sostanzialmente tutte le cose che si ripetevano, le regolarità interne,
e gli elementi che permettevano di disambiguare le situazioni. Qua si parla di maschio e di femmina, insomma, in maniera abbastanza sufficientemente evidente per rendere non necessaria una ridondanza di quel tipo. Allo stesso modo, nelle altre parti, invece, quella ridondanza era importante perché sottolineava invece una reiterazione temporale, quindi, come dire, era necessaria per l'organizzazione dell'interpretazione del contenuto veicolato dal testo grafico. Se uno prende gli esempi più efficaci di quello che oggi chiamiamo infografica, che diciamo così, che è una versione ingenua rispetto alla complessità della scrittura azteca, gli esempi migliori presentano lo stesso grado di adattabilità, flessibilità, insomma. Cioè, quelli che abbiamo visto le scorse volte, ecco, non hanno quel grado lì, la natura, il funzionamento delle cose è molto simile, anche se ovviamente manca la potenza di questo sistema che racchiude in un unico sistema quello che noi chiamiamo notazione alfabetica, diciamo così, e anche la visualizzazione, insomma, la raffigurazione. Senti, ritengo che molti delle persone che ci stanno ascoltando vorranno andare a cena. Saranno una buona parte già andata. Infatti, giustamente. E penso che possiamo salutarci. Io ringrazio tutti coloro che sono stati a sentirci per tutto questo abbastanza lungo tempo. E naturalmente io sono a disposizione per eventuali approfondimenti, domande, quando vogliate, la mia mail e i miei contatti anche Skype sono in possesso di Luciano, quindi è possibile contattarmi. Bene. Grazie a tutti quanti. Buona serata. Mercoledì prossimo con una nuova puntata, e scoprirete all'ultimo momento su chi e con chi e su che cosa. Grazie a tutti, buona serata e buona cena.